Mister Proietti, commentiamo questo 4-0 del Virtus Pilastro danni dell'Arlenese, primo tempo con qualche, non apprensione, però insomma ci sono state difficoltà per metterla dentro, poi dopo la squadra si è sbloccata. Non è che ci sono state solo difficoltà a metterla dentro, ha fatto anche una super parata Marco Micocci che ha mantenuto il risultato sullo 0-0 perché sennò la partita poteva cambiare in sfavore nostro e non so come si sarebbe messa. Il secondo tempo abbiamo dato il meglio di quello che sappiamo fare, abbiamo giocato quasi come io voglio, con determinazione, concentrazione, volontà, umiltà, anche perché campionati di seconda categoria, se tu non c'hai tutte queste cose non ne vieni fuori e non fai niente. E come mai quell'inizio un po' blando? Quell'inizio un po' blando, ne ho parlato con i ragazzi dentro lo spogliatoio, ho cercato di tirare fuori il meglio di loro e il secondo tempo è successo. Poi non è stato un inizio blando, l'Arlena mi ha fatto un'ottima impressione, perciò non è che tutte le partite potrebbero finire il primo tempo 4-0, ci sta anche che vai sotto e provi a recuperare la partita. Oggi poteva succedere che andavamo sotto e bisognava recuperare la partita, non è successo, siamo andati subito sull'1-0, 2-0, rigore che loro hanno discusso tantissimo. Per me è stato perfetto l'arbitro, non perfettissimo perché c'era l'espulsione diretta del difensore loro. Perciò dopo rigore la partita ha cambiato molto, c'erano più smazzi, l'abbiamo chiusa sul 4-0. Ecco, ricordiamo i marcatori. I marcatori Marchignani, Maculani, Maculani sempre. e poi non ricordo, ah, Merangoli e Merangoli. Taratufolo Alessandro, che è un cacacazzi. Lo possiamo dire, via. E Lo niente, dice il mister, per cui ci certo, perdonerà adesso già. prepariamo sta trasferta sabato prossimo. Andiamo a A Onana, un anno. lavoreremo martedì e giovedì, cercheremo di recuperare tanti infortunati che si sono creati soprattutto questa settimana, perché basta pensare che ho 5-6 persone fuori per infortunio e persone importanti per questa squadra qua. Perciò sono contento dei ragazzi che fino adesso hanno giocato poco e hanno giocato, guarda Vassallo, ha fatto una grandissima prestazione. Andiamo avanti passo dopo passo. Senti, 3 giornate di campionato, 2 vittorie e una sconfitta Forse bugiarda. al Gallese domenica Sconfitta scorsa. bugiarda, ci stava più il pareggio. Abbiamo preso gol 5 minuti alla fine. L'inesperienza, abbiamo preso gol. Loro sono stati più furbi sotto all'azione. Siamo andati sotto, mancavano pochi minuti, non abbiamo reagito e ci siamo portati la sconfitta. Senti, questo avvio di campionato in generale ti ha detto qualcosa di nuovo oppure tutto quello che Beh, Toscagna e Bagnaia sono superiori a tutte le altre, però è un grosso campionato perché non so a quanti regalerà i punti l'Arlena. Io l'ho vista una squadra arcigna, ben messa a campo, tosta, come il Gallese. Secondo me noi abbiamo affrontato due ottime formazioni, anche se l'Ortana ancora deve costruire tanto e deve imparare tanto, però Gallese e l'Arlenese faranno parlare in questo campionato. Ok, comunque soddisfatto, insomma. Beh, 3 partite, 6 punti, forse se erano 7 era meglio. Ok, bocca al lupo a te e ai tuoi ragazzi. Grazie.